Annibale Mottana che ci parlerà, anche questa è una cosa nuova, Galileo gemmologo. Prego. Mi raccomando i tempi perché siamo un po' in ritardo. Sì. No, tu lo so che non sei. Vorrei anzitutto dire una cosa, che avevo concepito questo lavoro per un'altra circostanza, per ricordare l'amico Bruno Zanettin. Prima purtroppo che ci lasciasse l'estate scorsa, perché Zanettin aveva organizzato molto tempo fa un meraviglioso convegno e una mostra sulla gemmologia qui all'Istituto Veneto. Purtroppo non ho potuto né darglielo né vederlo qui a sentire che cosa avrei detto. Questo è il Galileo di cui vi ha parlato il collega Bertola. Come vediamo, è un uomo autorevole, di mezza età, che guarda con fiducia la vita. È stato dipinto da Domenico Tintoretto, era già una persona d'autorità molto importante. Non aveva ancora fatto nulla di ciò che lo rende celeberrimo al momento attuale. Aveva giusto scritto un paio di cosettine, ma di pochissima importanza, relativamente poca importanza, forse più per i filologi che studiano il dialetto padovano, di quanto possa essere per gli scienziati. Questo non è il Galileo di cui vi parlerò io. Parlerò di un Galileo di cui non posso darvi assolutamente nessuna visione iconografica, perché è un Galileo di 22 anni, che legge per caso, dopo essere stato cacciato via dall'Università di Pisa, perché non poteva pagare la retta ed essere tornato a Firenze, legge per caso Vitruvio. E in Vitruvio va a leggere un piccolo particolare che ci viene ricordato poi da Viviani, che Archimede aveva scoperto come determinare il contenuto d'argento e oro, il contenuto relativo di argento e oro nella corona di Re Gerone di Siracusa, perché si era immerso nel bagno e si era accorto che immergendosi nel bagno l'acqua traboccava. Notate queste due figure, quella che è alla mia sinistra e lo è anche per voi, è la prima raffigurazione che abbiamo fatta da Cesare Cesariano, un milanese, il primo che tradusse Vitruvio in italiano, un italiano che non vi dico. Io sono lombardo, ma leggere l'italiano lombardizzato di Cesare Cesariano mi ha creato notevole difficoltà. Eppure cosa fa vedere? Galileo nel bagno, palle che corrispondono alla E, alla palla d'argento, la D alla palla d'oro e la H alla corona. Questa è l'insistenza di Galileo, di quanto si sapeva da Vitruvio. Immergendo queste palle si sarebbe misurato il contenuto argento e oro presente nella corona. Galileo la pensa in una maniera completamente diversa. Non è possibile che Archimede, sì, sicuramente si era entusiasmato alla cosa e si era buttato fuori nudo a gridare per tutta Siracusa: Eureka, Eureka, ho trovato la maniera di risolvere il problema. Ma non è possibile che l'abbia fatto così, perché misurare le differenze di trabocco di una situazione di questo genere, anche per un uomo di grandissima qualità come poteva essere Archimede, non sarebbe stata possibile. E cosa fa allora Galileo? Scrive un qualcosa che noi chiamiamo la bilancetta. Titolo, non dà titolo ai suoi appunti, non ci mette neanche il suo nome, ma fa due pagine di scritto in cui compare la parte superiore, lo schizzo autografo, che poi Favaro riporterà nella forma inferiore. In pratica dà uno schizzo di una bilancia del tipo della leva, che è del primo tipo di bilancia a leva, che è stata poi ricostruita più recentemente nel libro di Laura Fermi e di Gilberto Bernardini, in cui si scrive in inglese le attività di Galileo, è stata ricostruita in questa forma qua. Una normale bilancia di cui da una parte c'è la palla d'oro, la parte destra, che viene periodicamente immersa nell'acqua, cioè viene messa a sospensione, e si nota che per essere equilibrata la bilancia deve avere un certo numero di pesi da una parte, quando viene immersa nell'acqua deve essere spostato il contrappeso e così via. Cioè
cioè in pratica praticamente determina come determinare la spinta di Archimede sull'oro, sull'argento e sulla corona con questo sistema. Quello che è interessante, interesserà il collega che ci ha parlato di matematica, è che Galileo avrebbe potuto tranquillamente fare dei calcoli matematici in proposito, ma li abbandona immediatamente e parla piuttosto di un sistema fatto di spirali per indicare il numero di passi che lungo questa spirale si devono ottenere per determinare le percentuali relative d'oro e d'argento. Evidentemente Galileo in quel momento stava facendo qualche cosa di estremamente concreto. E in fatto di bilancio, io penso che i fiorentini non avessero nulla da invidiare dal punto di vista tecnologico, perché da sempre praticamente le bilance a Firenze venivano utilizzate per pesare lo zecchino, e se c'è, per pesare il fiorino. E se c'è qualcosa che non ha mai cambiato di peso tra il 1252 e il 1750 circa, è stato proprio il fiorino d'oro. Non prendetevela se siete di Venezia, lo zecchino almeno una volta è stato svalutato, quindi qualcosa è successo qui a Venezia, a Firenze mai. È merito di un certo palermitano chiamato Giovanni Battista Odierna se questi appunti di Galileo sono stati pubblicati a Palermo a nome suo. Questo è un particolare che non è infrequente nella letteratura scientifica dell'epoca, ma è merito sicuramente di Antonio Favaro se accanto al volume della bilancetta, che non riportava nessun dato sostanzialmente, ma solo quello schizzo e una descrizione, Favaro è stato capace di ritrovare nella congerie di carte che sono conservate nella raccolta palatina attualmente alla Biblioteca Nazionale di Firenze, gli appunti presi da Galileo in occasione di questi suoi esperimenti. E come voi vedete nella parte destra, Galileo fa le misure direttamente. Oro puro in aria pesò grani 106 e un quarto. Pesò poi in acqua grani 156 e un quarto e 146 e un quarto. Ci sono poi dei numeri che io ho interpretato, ma che lascio da parte in questo momento. Argento, poi rame, poi improvvisamente passa a pesare diamanti, rubini, smeraldi, cosa assolutamente mai fatta prima di allora. Usando la bilancetta, questa bilancetta, bilancetta per modo di dire, perché Galileo stesso dice che doveva essere due braccia, quindi almeno 1,20 m di braccio, di gioco complessivo. Fa dei saggi di titolo e trova dei valori che sono assolutamente corrispondenti sia per l'Ongaro, il ducato fabbricato con l'oro ungherese, sia con il testone, una moneta d'argento da un quarto di ducato che veniva fabbricata a Firenze. Trova i titoli che si ritrovano attualmente ancora. Eppure, con tutto ciò, dopo aver studiato i metalli, passa a misurare delle gemme. E questa è veramente la novità che dobbiamo a Favaro nel 79, a Baureis, un dottorando tedesco nel 1914, e questo è il centenario in cui qualcuno se ne è ricordato, cioè il sottoscritto. Galileo ha misurato 9 volte i metalli e ha misurato 39 gioie, che lui le chiama gioie, sono gemme in realtà, partendo dal diamante e via le altre. Eccoli qua. Io parterò dall'ultima che è citata qui in fondo. Il cristallo, cioè dire il cristallo di rocca, il quarzo. Bene, il peso specifico che si calcola con procedimenti moderni dalle pesate fatte da Galileo è 2,66. Il peso specifico che si misura modernamente con la bilancetta di Berman, che misura fino alla terza decimale, è 2,55,3. La densità, che è tutta un'altra cosa, ma è strettamente legata al peso specifico, perché tiene conto di varie situazioni che non è il caso di richiamare adesso, è 2,65,1.
I valori ottenuti da Galileo sono straordinariamente precisi, e quindi sono sostanzialmente affidabili. E allora come mai, quando misura il diamante, il primo delle sue gemme, trova un peso specifico di 3,55 invece che trovare 3,51,5 come sono i diamanti attuali? I diamanti attuali variano da un minimo di 3,51 a un massimo di 3,53. Potrebbero essere 3,55 se sono pieni di impurezze, ma evidentemente se aveva una gioia non era un qualche cosa che era pieno di punti neri o di punti rossi e verdi il diamante che aveva. E il dubbio sorge allora immediatamente. Dovrei tornare indietro alla tavola, ma perché il Presidente mi ha detto di restare del tempo e non ci tornerò. Il diamante che è stato dato a Galileo da misurare era un diamante di 142 carati, espresso al momento dei pesi attuali, di 48 grani fiorentini, 142 carati. Ma pensate mai possibile che veramente qualcuno abbia dato a un ragazzo di 22 anni per sperimentare su uno strumento completamente nuovo un diamante di 142 carati, quando un diamante di 12 carati valeva all'epoca 11.600 ducati, che era il prezzo di questo edificio sostanzialmente. Chiaramente colui che gli aveva prestato quel campione o lo voleva prendere in giro, oppure aveva qualche altra cosa, voleva prendere in giro Galileo naturalmente, si sarebbe riferito al diamante. Oppure voleva verificare che cosa si poteva fare effettivamente con questa bilancetta. E vedi caso, un peso specifico corrispondente abbastanza al diamante, al peso determinato da Galileo, si osserva sul topazio in colore. Quale caratteristica ha il topazio? Primo, è una gemma, nel senso che intendeva Gerolamo Cardano, cioè ha una durezza superiore alla lima. La durezza della lima è 7,5, il topazio è 8. Quindi è più duro della lima, incontrollabile con qualsiasi altro minerale se non con il corindone oppure con il diamante. Come faceva Galileo, se non aveva diamante, a poter misurare che quello che gli veniva data era qualcosa che non era diamante? Lui onestamente ha misurato quello che poteva, ma noi ora possiamo trarre la conclusione che in realtà gli era stato dato un topazio. Anche qui a Galileo vengono dati degli corindoni, anzi più semplicemente lui scrive rubini. Alcuni vanno perfettamente bene, 4,02 è appena superiore alla durezza del corindone rosso, che noi chiamiamo attualmente rubino, che è 4, ma alcuni non vanno assolutamente bene. 3,56, come mai? All'epoca era impossibile distinguere tra un corindone rubino e uno spinello rubino, quello che veniva chiamato balascio, perché veniva importato da una regione dell'Afghanistan che si chiama Balakhstan, e di cui già ne parlava Marco Polo nel suo Milione. Ebbene, lui ci ha dato entrambi i risultati scientifici, noi ora li possiamo interpretare. Ma il balascio non è altro che lo spinello rosso. Lo spinello può anche essere azzurro. Che cosa succede se noi guardiamo una pietra azzurra? Automaticamente siamo portati a dire che è uno zaffiro. Anche il povero Galileo lo chiama zaffiro. E non ha nelle mani, perché quello che voi vedete qui a sinistra, no, è un campione moderno, non ha nelle mani un campione di zaffiro vero. Stranamente, e qui veramente sono caduto dalle nuvole quando mi è capitato questo, ha nelle mani un pezzo di cui misura un 3,83 di peso specifico. Il gano spinello, che è lo spinello di zinco, che ha questo peso specifico, è stato praticamente scoperto nel 1937. Come mai girava già all'epoca? Semplicemente perché le gemme si valutavano sulla base del colore, del peso e della trasparenza. Era l'unico criterio che si conosceva. Queste di Galileo sono le prime osservazioni scientifiche che vengono effettivamente fatte. Così nello smeraldo, sono smeralde tutte le pietre verdi, ma anche le tourmaline possono essere
verdi. E infatti Galileo misura 2,77, vero berillo smeraldo, oppure anche 3,07, tormalina di colore verde, della stessa provenienza praticamente. La Uva, la Valle di Uva, è la stessa valle in cui si trovano normalmente i corindoni e i rubini nell'isola di Ceylon. Quella di destra è un'acqua marina. Galileo, col suo peso specifico, permette di distinguere quello che è il quarzo citrino, minerale giallo, 2,66, come il quarzo cristallo, da quello che è stato scoperto nel 1907, in Namibia addirittura, il berillo giallo eliodoro, che è rarissimo ancora adesso. Ma poi riesce a riconoscere il turchese, riesce a conoscere il peridoto, riesce a riconoscere la grossularia di colore giallo o aranciato e la granata rossa scura piropica, importantissimi per chi fa la storia della gemmologia e anche la storia del commercio internazionale, perché fino al VII secolo le tombe merovingie contengono grossularia e sonite e poi non ne contengono più per due secoli. Per quale motivo? Perché gli arabi avevano interrotto la strada commerciale che da Ceylon arrivava fino in Francia. Chiudo con un particolare, quasi chiudo, ancora due cose, Presidente. Primo, noi tutti conosciamo il quarzo ametista. Il quarzo ametista è una delle pietre più diffuse nella storia della gemmologia, soprattutto della gemmologia antica, per la credenza trasferita addirittura da Alberto Magno che chi porta un quarzo ametista al dito non può ubriacarsi, può bere anche una botte di vino, non riesce ad ubriacarsi. Ed era perciò una pietra assolutamente falsificata. E infatti, il quarzo, l'ametista che analizza Galileo ha un peso specifico di 2,24, bassissimo per un minerale, è un vetro in realtà, è un vetro ametistino. C'è ora da porsi una domanda però. Galileo queste cose le faceva spontaneamente perché era un genio oppure sapeva qualcosa della mineralogia araba? Gli arabi fra il X e il XII secolo hanno avuto una fase di fisica archimedea di altissimo rilievo, hanno tradotto praticamente tutto Archimede, e contemporaneamente hanno creato gli strumenti che la lettura di Archimede gli suggeriva. In particolare un arabo, Al-Khazini, ha creato un vero problema per quanto riguarda poi chi ha voluto ricostruire queste cose, quella che lui ha chiamato la bilancia universale della saggezza. Guardate com'è fatta. È una bilancia, ma con bilancia combinata, con una seconda bilancia combinata. E con questa bilancia Al-Khazini riusciva a determinare 1,6 mg di differenza fra le varie sostanze. Qualità enorme, sconosciuta totalmente in Europa, fino al XIX secolo, quando è stato possibile tradurre questo testo, nel 1858 da Kanikov. Arrivo alla conclusione. Galileo si è reinventato da solo l'idrostatica di Archimede e l'ha applicata per primo alla gemmologia. Perché alla gemmologia è una questione epistemologica, ci possiamo rientrare. Mi limito a ricordare che lui l'ha fatto nel 1586. La prima determinazione stampata di peso specifico in Europa è del 1690 ed è dovuta a Robert Boyle. Purtroppo il libro della bilancetta del 1644 di Galileo non contiene la tavola, quindi era impossibile determinare il peso specifico. Però vi ricordo che nel 1612 lo stesso Galileo, tornato per la seconda volta a Firenze dopo i 18 anni magnifici passati a Padova e trovando già a litigare con i fiorentini, carattere piuttosto usuale per i fiorentini, vero? Dovette inventarsi due cose. Primo, che esiste un peso assoluto di una sostanza, ma esiste anche un peso in specie, cioè che ogni sostanza ha un suo peso specifico. Noi abbiamo l'uso di parlare peso specifico, Robert Boyle prende direttamente dal latino di Galileo
e da gravitas in species traduce specific gravity, che lo troverete in tutti i testi inglesi. Grazie. Grazie infinite, molto bello. Grazie. Bene, molte grazie. Allora passiamo a Giuseppe Gullino, eccolo qua, grazie Peppe, che ci parlerà di Giovan Francesco Sagredo, il personaggio e la famiglia. Se vuoi accomodarti qua. Carina. Chissà che invece i legami di Galileo con gli arabi non spuntino anche da quanto sto per dire. Allora, quello che vedete è Palazzo Sagredo. In questo palazzo Sagredo non ha abitato mai. Perché? Pur essendo... Sagredo chi è? Lo sappiamo tutti, lo ricordo. Nel dialogo dei Massimi Sistemi sono due i protagonisti, sono Simplicio, Salviati e Sagredo. Sagredo è Giovan Francesco Sagredo, stesso ramo di questa famiglia, solo che i Sagredo abitavano, lui nasce a Santa Giustina, nel sestiere di Castello, e poi nei primi anni del Seicento la famiglia si trasferisce a San Giovanni Novo, nel sestiere di Cannaregio, e soltanto a fine Seicento compreranno e ristruttureranno questo palazzo sul Canal Grande a Santa Fosca, che è molto bello. Ora, prego, se cambiamo l'immagine con quella della genealogia. Allora, eccolo qua, il Francesco Sagredo, Alberetto Sagredo, è quello che voi vedete sulla vostra destra in grassetto. Allora, il fatto che abbiano comprato il palazzo a fine secolo significa che la famiglia è ricca. E tuttavia, se guardiamo la notifica di decima, cioè la loro dichiarazione dei redditi del 1582, non sembrano doviziosi. Qualche casa a Venezia, un po' di campi a Fanzolo e a Mestre, un'entrata complessiva di 950 ducati, che non è granché, perché il secondo Cinquecento, come sappiamo, è un secolo di fortissima inflazione, è il periodo in cui l'inflazione giunge a punte estreme. E falliscono tutti i banchi privati veneziani. Ma la famiglia in quegli anni, Sagredo, in quegli anni stava arricchendosi con la vendita del legname proveniente dai boschi del Friuli e soprattutto del Bellunese, dove il torrente Rai era stato da loro modificato a canale artificiale per la fluitazione dei tronchi dal lago di Santa Croce al Piave, alla cui confluenza poi avevano realizzato anche una cartiera. Quindi una famiglia impegnata considerevolmente sul lato del commercio. Attenti a come, quindi, si Sagredo al mondo del commercio, come dimostrerà la permanenza in Siria del giovane Giovan Francesco. Ci sta in Siria dal 1608 all'11, 3 anni. E del fratello Zaccaria, quello che voi vedete procuratore accanto sulla stessa linea di Giovan Francesco. Zaccaria, che fu sopraconsole dei mercanti nel 1604-5, quindi provveditore al cottimo, cioè ai dazi di Alessandria, nel 1608-9. Ancora il loro padre Nicolò era stato provveditore al cottimo di Alessandria nel 1580-81, quindi al cottimo di Damasco 83-84, a Savio alla mercanzia nel 92-93 e 96-97. Quindi siamo di fronte a una sinergia volta a acquisire competenze in un preciso settore, quello appunto del commercio, e del commercio con la Levante, commercio con la Siria. I Sagredo sono anche noti per il loro amore per il collezionismo e per la pinacoteca, ma di questo certamente non mi occupo. Invece vorrei soffermarmi su due aspetti della vita e della personalità del nostro Sagredo. L'interesse per la meccanica, che in lui prevalse sopra ogni altro sentimento, e i legami con il vicino Oriente. Sagredo, noi sappiamo, è uno dei protagonisti della corrispondenza con Galileo. Le lettere, l'edizione realizzata da Favaro in 22 volumi a fine 800 sulla corrispondenza di Galileo
lascia larghissimo spazio a Giovan Francesco Sagredo anche dopo che Galileo se n'è andato da Venezia. Allora continuano a scriversi. Allora cominciamo dall'ultimo aspetto, i legami con il Levante. Fondamentali in una carriera politica come quella del Sagredo, che fu decisamente smilza, un poco perché condizionato dal padre procuratore che morì, il nonno addirittura muore a 99 anni nel 1604, il padre è procuratore, il fratello diventerà procuratore, quindi per lasciare spazio alle carriere politiche di costoro il nostro Giovan Francesco si defila. Un altro poco però si defila perché la politica non era all'apice delle sue aspirazioni. Fu savio agli ordini, ma è poi ufficiale alla tavola dell'Insida nel 97, cioè nei dazi di uscita, tesoriere a Palmanova, la fortezza è finita di costruire in Friuli nel 1593, tesoriere, quindi ufficiale pagatore nel 1606 e 1607. Ricordo che il padre era stato provveditore generale di quella fortezza 5 anni prima, nel 1601. Console in Siria ancora Giovan Francesco dall'8 al 1611, savio la mercanzia nel 1615, poi basta, non si occupa più di niente, morirà anche giovane poi. Dopo ritorno dalla Siria, Giovan Francesco scrive a Galileo: libero da infinite gravezze et fastidiose occupazioni, che seco portano gli onori della nostra patria, godo la libertà e dispenso il mio tempo conforme al gusto e bisogno mio. I miei negozi sono tutti volontari, infatti mi sono persuaso che questo mondo sia fatto per mio servizio, et non io per lui. E tuttavia, a Damasco e Aleppo il Sagredo non era rimasto ozioso, come dimostrano le due relazioni lette in Senato a rientro in patria, una nel luglio 1611, in cui dice: sono appena arrivato, lasciatemi raccogliere le idee, non ho tempo di relazionare come sarebbe giusto, lo farò in seguito. E infatti nel maggio del 12 fa una lunghissima relazione sulla Siria, più ricca di informazioni e dettagli, donde appare che il veneziano aveva allacciato rapporti, e qui mi ricollego, forse non vorrei operare forzature, con il professor, con il collega Mottana, con emiri, pascià arabi, turchi e persiani e persino con raggià indiani. Così scrive a Paolo Sarpi da Aleppo il 30 aprile 1609. Ho attaccato pratica in paesi molto remoti che sono sparsi per le Indie e altri luoghi dell'Asia. Ma questo negozio mi consuma grandissimo tempo per le grandi spedizioni che convengo fare per tutti i suddetti luoghi. È possibile pertanto, vorrei dire probabile, che il Sagredo abbia portato a Damasco gli strumenti scientifici avuti da Galilei per farne omaggio e ringraziarsi i funzionari locali, arabi, turchi e asiatici. Non mi soffermo oltre sul politico per passare per via del tempo all'uomo privato, cioè il gossip, che magari ci diverte di più, dove sono riscontrabili parecchie analogie con l'amico Galileo. Come questi, Sagredo non si sposa, ma ebbe un amante. Galilei se ne sbarazzò nel partire da Venezia, Sagredo qualche anno dopo. Così Sagredo informava Galilei il 20 ottobre 1617: essendomi passati i furori e lo stimolo, voglio godermi della quiete e con picciolo interesse, l'amante aveva precisato gli costava 500 ducati all'anno, soddisfare al bisogno della natura, che certo è pochissimo. Una senescenza precoce, come Orazio sarebbe da dire. Perciò dopo 4 anni di convivenza l'ha messa alla porta, l'ha fatta buttare fuori di casa. In questa trasmigrazione, continua Sagredo, non ho sentito patir punto il mio animo, et conosciuto chiaramente essere maggiore l'amore che io porto a me stesso di quello che portavo a lei, ancorché stimata da me squisitamente bella. Nel commemorare questo passo, Gino Benzoni, autore di un saggio su Galileo e la cultura veneziana pubblicato proprio dal nostro istituto quasi 20 anni fa, ha parlato nel commentare questo passo di impressionante aridità
e di raggelante saggezza. Proseguendo con la consueta felicità espressiva, e lui cito Benzoni, egoista sagredo, sì, è sin compiaciuto di esserlo. La liquidazione sbrigativa dell'amante è una saggia soluzione, vista la diminuzione della libido. Un'ombra però, proseguiva Benzoni, insidia tante imperturbabilità, che non sia, è lo stesso sagredo a chiederselo, un portato dell'invecchiamento, che sia che più che saggezza sia senescenza. In effetti, a ben guardare, e qui riprendo a parlare io, è una sorta di anticipato congedo dalla vita, che il sagredo morirà di lì a non molto, prima ancora di giungere a 49 anni. Forse lo presagiva. Già più di un anno prima, l'11 marzo 1616, aveva scritto a Galileo: «Conosco avvicinarsi il tempo di passare all'altra vita, principalmente conoscendo la debolezza della mia complessione, esposta a ricevere danno gravissimo da picciolo ed inevitabile patimento di freddo nel tempo del verno». Morirà infatti, così il fratello Zaccaria scriverà a Galilei, soffocato da un violento catarro da lui fomentato con infiniti disordini nella sua indisposizione durata 5 giorni. Quindi è morto rapidamente, insomma, di freddo potremmo dire, ecco. Come? Broncopolmonite. Broncopolmonite. Torniamo alla lettera dell'autunno 1617, cioè quella in cui parla dell'amante. Con l'amico sagredo non ha segreti, l'amico Galileo. Confessa la decisione di por fine ai rapporti con l'amante, compensato in ciò dal piacere che trova negli approfondimenti scientifici, quasi con l'orgoglio di uno stoico che antepone le gratificazioni dello spirito ai piaceri materiali e persino ai sentimenti. Proprio come Galilei, che nel 1610, dopo una relazione che durava dal 1599, aveva liquidato la sua amante veneziana Marina Gamba e le figlie avute da lei senza troppi scrupoli, insensibile al fatto che il certificato battesimale delle figlie le dichiari nate di fornicazione. Riconoscerà Galileo solo il maschio Vincenzo, tagliati allora dello stesso legno, sagredo e l'amico, sanguignamente omologhi, e questo può contribuire a spiegare una perdurante amicizia anche nella lontananza, perché si assomigliavano, entrambi amavano, si può dire in eguale misura, la scienza e la bella vita, le allegre compagnie, le donne, la buona tavola. Non piccola parte della corrispondenza di Galileo con Sagredo è dedicata al vino e al cibo, che reciprocamente si inviavano da Firenze a Venezia. E questo contribuisce a spiegare le incessanti richieste di Galileo per un rinforzino dello stipendio. Addirittura anticipi di annate chiedeva ai magistrati, devote suppliche che il caro amico Sagredo caldeggiava presso i riformatori dello studio di Padova, vale a dire il nostro Miur. È Sagredo che dice, beh, insomma, questo qua ha fatto scoperte, questo merita, diamogli di più. E così i 180 fiorini annui dello stipendio iniziale del 1592 percepito da Galileo come matematico dello studio di Padova salgono a 360 nel 1599, 520 nel 1606, 1000 nel 1609. Basta? Non basta. Per mantenere famiglia, i biografi più indulgenti dicono che la sua necessità di denaro era motivata dal dover fornire la dote alla sorella Livia e soccorrere il fratello Michelangelo, che faceva il suonatore, era liutista, ma aveva avuto un ingaggio in Polonia, andava su e giù tra Firenze e la Polonia, quindi lo stipendio se lo mangiava nel viaggio. Vabbè, insomma. Per mantenere famiglia, anzi famiglie, estraviamente, Galileo aveva un gran bisogno di soldi. Donde il ricorso via Sagredo alla mano generosa del principe Serenissimo, unita ai proventi della sua casa padovana, stava a incontrare i vignali praticamente al santo, trasformata da lui in pensionato per studenti, sede di corsi privati, servizio di copiatura testi e laboratorio per costruire calamite, compassi, pompe idrauliche, bilanci idrostatiche e apparecchi che poi vendeva a nobili o ai ricchi prelati.
Allora, in conclusione chiudo. Sagredo era più ricco che scienziato, Galileo più scienziato che ricco, ma tra i due i punti di contatto erano molti e tali da qualificare le rispettive esistenze. Basta, grazie. Grazie. È stato toccato anche un ambito che normalmente non compare nelle biografie di alto interesse, diciamo. E arriviamo all'ultimo intervento, l'intervento di Carlo Urbani. Carlo Urbani è stato da me invitato a parlare perché, oltre a essere il responsabile della biblioteca e degli archivi dell'Istituto Veneto, ha avuto un dottorato di ricerca con una tesi specificamente sulla Controriforma. Quindi è la persona più indicata per parlare del controllo sui libri a Venezia al tempo di Galileo, e mi ha anticipato anche delle cose interessanti che poi adesso spiegherà a tutti. Grazie. Grazie. E se per il professor Maccagni era un problema componere Minima, lascio immaginare quale sia il mio problema da componere, oltre che riprendere il filo da dove l'ha lasciato il professor Gullino, portando un po' di fumo di inquisizione su queste libertà. La materia dei libri, scrive in un consulto sopra l'ufficio dell'Inquisizione Paolo Sarpi, la materia dei libri par cosa di poco momento perché tutta di parole, ma da quelle parole vengono le opinioni del mondo che causano le parzialità, le sedizioni e finalmente le guerre. E mi sembra che questa opinione sarpiana improntata a una prudente saggezza segnali un punto di reale distanza tra il consultore veneziano e Galileo, il quale invece, forse sottovalutando i rischi legati alla pubblica diffusione delle sue nuove teorie scientifiche, intendeva fare, come già sentito, intendeva fare della sua produzione il mezzo di sostentamento. Scrive a Belisario Vinta, il primo segretario di Stato del Duca Cosimo de' Medici, «Vorrei che i libri miei fossero quelli che mi guadagnassero il pane». Durante il periodo in cui Galileo insegna a Padova, il suo stampatore di riferimento, in sostanza, se si esclude Pietro Marinelli che a Padova imprime le operazioni del compasso geometrico e militare, è Tommaso Baglioni. Prima nel 1607, quando pubblica la difesa contro calunnie e imposture di Baldassarre Capra milanese usategli sì nelle considerazioni astronomiche sopra la nuova stella del 1604, come e assai più nel pubblicare nuovamente come sua invenzione la fabbrica e gli usi del compasso geometrico e militare. Ma soprattutto il vero colpo editoriale, quello che si potrebbe dire il best seller, lo fa Tommaso Baglioni nel 1610 quando dà alle stampe il Sidereus Nuncius, come abbiamo sentito appunto già ricordato dal professor Bertola nel marzo del 1610, e che gli vale tra l'altro anche un accrescimento probabilmente nella fama di stampatore di opere astronomiche, dal momento poi che anche altri, e non necessariamente filo galileiani, ricorreranno a lui: Cesare Cremonini nel 13 con la Disputatio de Cielo, Giulio Cesare la Galla l'anno prima col De Phenomenis in Orbe Luna e Novi Telescopi Usu. Per poter stampare il lavoro di Galileo, Baglioni aveva dovuto rispettare una procedura della quale veniva poi dato pubblico riscontro attraverso una licenza di stampa che doveva essere fedelmente riportata, nel caso di Galileo, all'inizio del volume. La data della licenza di stampa del Sidereus porta il 1 marzo 1610, e che per ironia della sorte poi viene concessa dai capi del Consiglio dei Dieci, unitamente a una ristampa di una dottrina cristiana del Cardinal Bellarmino. Il procedimento seguito prevedeva una serie di passaggi finalizzati a verificare che quanto proposto per la pubblicazione non mettesse in discussione le verità di fede né fosse di scandalo per la morale pubblica. Gli scandali erano altra cosa. Ne davano garanzie le fedi date da un religioso e un laico ai quali era concessa la lettura dei manoscritti, il padre inquisitore o un suo delegato e il segretario del Senato, ed entrambi erano a ciò deputati da componenti di quella magistratura che nel corso del Cinquecento era stata investita di uno specifico ruolo censorio, il MIUR di allora, i riformatori dello studio di Padova.
l'attestazione di questi ultimi, una volta entrata in possesso del giudizio dei due primi lettori, permetteva poi ai capi del Consiglio dei Dieci di disporre degli elementi necessari alla concessione della licenza di stampa, che poi doveva essere riportata anche nei registri di un'altra magistratura coinvolta in questa articolata rete censoria, cioè gli esecutori contro la bestemmia. Naturalmente è necessario ripercorrere a tratti impressionistici le tappe principali di come si arriva a questo questo traguardo, e si può partire, come quasi sempre nel Cinquecento, ricorrendo alla penna di Marin Sanudo, che molto acuto e osservatore racconta passaggi centrali nella vita di Venezia. Annota infatti il 25 agosto del 1520 che il vicario patriarcale si è presentato in collegio con un breve del Papa qual danna la scrittura ed opere di Fra Martin Luther Germano, che sub pena excommunicationis niun ditti libri lezzi ne tegna in casa. Tolse licenza di poter mandare gli capitani a casa di Zordan Todesco, mercadante di libri, sta a San Maurizio, a tuorne le opere predette stampate in Alemagna e mandate in questa terra a vendere. E così mandò Tomà di Freschi, segretario del Consiglio di Dieci. Tamen io ne avia avuto una e l'ho nel mio studio. In questo breve resoconto mi sembrano anticipati diversi elementi che poi sono destinati a diventare i temi principali della storia del controllo sulla stampa a Venezia. Intanto l'iniziativa dell'autorità religiosa, in questo caso il patriarca, in seguito saranno il nunzio oppure l'inquisitore. Il consenso dell'autorità civile sul piano dei contenuti teologici, non viene messo in discussione il contenuto teologico, ma la rivendicazione delle proprie prerogative sul piano del diritto e dell'autorità. Quindi l'esecuzione, che vede sostanzialmente un rapporto paritario fra i rappresentanti di entrambi i poteri, quello spirituale e temporale, ma infine non manca la trasgressione, la violazione della norma, che può essere in vista della soddisfazione di una curiosità personale o anche per la conservazione dell'attività lavorativa o anche per un'intima adesione alla novità. Tutto ciò comunque combinato farà di Venezia una delle capitali anche del contrabbando librario nel corso del Cinquecento. Editori, stampatori, librai, le categorie di persone impegnate nell'arte della stampa sono di varia tipologia e comprendono veri e propri imprenditori come i Manuzzi, i Giolitto e De Ferrari, i Giunti, che dispongono di tutti i mezzi di produzione e lavorano su larga scala, arrivano anche a pubblicare un migliaio di edizioni, fino a piccolissimi, di solito xilografi o intagliatori, che si cimentano con l'attività editoriale in proprio solo per una edizione. Una via di mezzo tra queste due categorie di persone ci sono i medi come Girolamo Scotto, Michele Tramezzino, i Comendatrino, Francesco Ziletti, Melchiorre Sessa, Francesco Rampazzetto, che arrivano a pubblicare mediamente 3-4 edizioni all'anno. Claudia di Filippo Bareggi ha contato per il periodo che va dal 1465 alla fine del Cinquecento circa 700 ragioni sociali, mentre Paul Grendler calcola tra i 15.000 e i 17.000 le edizioni uscite dai torchi veneziani nel solo Cinquecento, che rappresenterebbero circa la metà dell'intera produzione editoriale italiana, il 47%. La vicenda registrata da Sanudo riferisce dunque come negli anni venti si cominci a pensare alla necessità di elaborare una qualche forma di controllo sulla libertà di stampa, anche se i tratti non sono ancora chiari. Nel 27, una decisione del Consiglio dei Dieci fa precedere alla concessione del privilegio di stampa, che era una sorta di garanzia sulla proprietà intellettuale, un imprimatur da parte del Consiglio dei Dieci che ne attestasse la correttezza sul piano politico, morale e religioso. Ma questa decisione del Consiglio dei Dieci non pare sia seguito poi nei fatti un adeguamento da parte dei tipografi e degli stampatori, perché non ci sono note, diciamo, persecuzioni nei confronti di trasgressori, tranne quei pochi casi come i paradossi di Ortensio Lando, forse pubblicati da Bernardino Bindoni, ma e puniti per la mancanza di licenza, non per il loro contenuto.
E se il fallimento dei colloqui di Ratisbona, la morte del cardinal Contarini e la riforma dell'Inquisizione romana qualificano il biennio 41-42 come quello in cui tramonta qualsiasi ipotesi di conciliazione e sorge invece l'età dei confessionalismi, le conseguenze sul piano del controllo sulla stampa non tardano a manifestarsi, soprattutto a Venezia, principale centro europeo, e secondo quelle frange più estreme dell'eterodossia religiosa italiana, porta della riforma. Nel febbraio del 43 una nuova parte del Consiglio dei Dieci affida a una nuova magistratura, appunto agli esecutori contro la bestemmia, il compito di verificare e punire con pene che variano dai 25 ducati alla frusta da San Marco a Rialto fino ad un anno di prigionia, la stampa e la vendita senza autorizzazione oppure con false notizie tipografiche, dice la parte, farà a parer quella essere stampata altrove, che poi verrà estesa in seguito anche all'importazione di libri sospetti. Ma anche questo intervento rimane nell'ambito di azioni che seguono specifiche denunzie, cioè si è lontani ancora da una censura preventiva e da un controllo capillare sul commercio, benché comincino a levarsi i primi fumi dei roghi, come quelli innalzati a Rialto e a San Marco nel luglio del 48. Contemporanea anche l'erezione di una scuola di tutti quelli che fanno stampa e che tengono botteghe e vendono libri in qualunque modo in questa città da parte del Consiglio dei Dieci segna un passo avanti dal punto di vista normativo nell'ambito della regolamentazione di questa arte. È il decennio che va dal 49 al 59 però che lo scontro si acuisce fra le istanze della classe dirigente veneziana e le esigenze della Chiesa Cattolica, che a Trento si sta ridisegnando a partire da una presenza sempre più capillare dell'Inquisizione. Questi estremi cronologici, dal 49 al 59, sono quelli che separano il primo elenco veneziano non romano di libri eretici e sospettati di essere contro i buoni costumi, voluto dal Consiglio dei Dieci, certo anche su sollecitazione del nunzio Giovanni della Casa, e poi stampato da Vincenzo Valgrisi. E invece l'Index Librorum Prohibitorum, stilato da Paolo IV, vero e proprio manifesto della repressione culturale inquisitoriale, che tra l'altro proibirà la stampa di edizioni in volgare della Bibbia e l'intera produzione di singoli autori ed editori, tra i quali anche il veneziano Francesco Brucioli. Ma se in occasione del primo elenco del 49 i tipografi e gli stampatori veneziani erano riusciti a far valere le loro ragioni, facendo leva anche sui danni economici, nel 59 i margini di manovra si riducono, anche perché la sede apostolica affianca all'autorità spirituale esercitata nei tribunali della coscienza interventi finalizzati a colpire gli stessi interessi materiali degli stampatori, come la confisca dei volumi depositati a Roma oppure l'impedimento a partecipare a fiere e mercati. Allora Vincenzo Valgrisi, la libreria San Zulian all'insegna di Erasmo, suo consuocero Giordano Ziletti che ha bottega in merceria all'insegna della Stella, e poi Mattia Boselli, Giovanni Varisco, Alvise Vavasori e Zaccaria Zennaro sono i primi a capitolare consegnando le proprie copie di magazzino di libri contenuti nell'Index romano. Risolta la questione delle competenze, dunque in merito a ciò che è possibile pubblicare di quanto è già noto, da un lato con l'accettazione di questo indice e dall'altro con la provvidenziale scomparsa di Paolo IV che comporta un allentamento della presa inquisitoriale fino alla pubblicazione di un più mite indice tridentino, lo scontro si sposta sul versante dell'inedito e sulle competenze in merito ai manoscritti da pubblicare. Qui intervengono i riformatori dello studio di Padova con una parte loro, una decisione del marzo del 62, che è quella alla quale si adeguerà appunto anche Tommaso Baglioni nel 1610, che ottiene diciamo un doppio risultato, il mantenimento delle prerogative delle autorità civili veneziani, le quali sono più rappresentate, hanno l'ultima parola, ma nel contempo la centralità dell'Inquisizione romana come uno dei, appunto, dei lettori autorizzati a dare un parere circa la pubblicazione del manoscritto. Così come poi questa centralità dell'Inquisizione verrà confermata dal fatto che all'ispezione doganale per i libri importati dall'estero dovrà essere presente l'inquisitore o un suo delegato. Sul finire del secolo, quando le conseguenze della peste e della concorrenza con la produzione europea cominciano a farsi sentire anche sul mercato editoriale, il piano del confronto si sposta sulla questione del privilegio. Su opere di largo consumo, come i libri di devozione, i libri liturgici, la Bibbia, i messali,
che arrivano a rappresentare fino a un terzo dell'intera produzione editoriale veneziana, la sede apostolica intensifica il controllo rivendicando il diritto esclusivo di concedere il privilegio, quello appunto che chiameremo il diritto d'autore. Venezia è consapevole che riconoscere un tale diritto esclusivo proveniente poi dall'estero e adeguarsi comporterebbe una rinuncia rispetto alle prerogative e decide di affermare la propria autonomia chiudendo entrambi gli occhi sulle ristampe locali senza privilegio pontificio ed arrivando poi ad azzerare tutti i privilegi. Questa iniziativa della Repubblica coincide con la pubblicazione del nuovo indice del 1596 di Clemente VIII, il quale, oltre appunto all'elenco, contiene anche specifiche istruzioni di stampa, alcune delle quali risultano problematiche per la Repubblica. L'obbligo per i librai e stampatori di prestare un giuramento di ortodossia che comprende anche la denuncia per collaboratori sospettati di eterodossia, la facoltà di inquisitori e ordinari diocesani di procedere a proibizioni aggiuntive rispetto a quanto già operato e la consegna dei manoscritti al Sant'Uffizio. Sono prescrizioni, diciamo, alle quali la Repubblica reagisce e ne nasce un dibattito, un confronto che ha termine con una dichiarazione delle regole, una sorta di concordato sottoscritto da patriarca, nunzio e padre inquisitore, con la quale vengono fissati alcuni punti relativi al controllo della stampa. Niente giuramento e il consegna dei manoscritti ai riformatori dello studio di Padova, i quali sarebbero stati gli unici a disporre della chiave della cassa in cui dovevano essere contenuti i manoscritti. Si tratta di un esito però che per certi versi non risulta privo di effetti paradossali. Lo sa bene Paolo Sarpi, che mentre Galileo osserva le lune di Giove, riflette sul tema della regolazione delle stampe, materia degna di essere avuta in considerazione e riformata. Tenendo presente, scrive Sarpi, che è necessario avere l'occhio che non si stampi libro di cattiva dottrina o contrario alla santa religione o pregiudiziale all'autorità degli principi, oppur che introduca o fomenti cattivi costumi, il tutto però in tal maniera che l'arte faccia più negozio che possibile sia. Ora Sarpi rileva come nodo problematico si nasconda nella norma che impone la pubblicazione della licenza di stampa concessa dal Consiglio dei Dieci. Poiché tale licenza, conseguita al termine di questa articolata trafila di lettori autorizzati, entra nel merito del contenuto, da qui ne consegue per Sarpi che il magistrato approvante, e con esso la Repubblica, assuma pubblicamente la responsabilità del testo. Dice ancora Sarpi che si vorrà rispondere ad uno che ci opponga la cuna di quelle dottrine e aggiunga «il libro è stampato in Venezia, veduto e approvato da un sommo magistrato». Certo, Sarpi ha in mente soprattutto l'esperienza delle guerre delle scritture e l'idea che polemisti di parte romana vedano stampati propri testi con tanto di approvazione veneziana deve farlo sussultare. Ma l'iniziativa mi sembra emblematica dell'atteggiamento della parte più avvertita della classe dirigente veneziana, improntata alla gelosa e al tempo stesso realistica difesa delle prerogative statali. Expressa nocent. Tacita nunquam obsunt, ricorda Sarpi, il quale propone che la soluzione sia individuata nel rinunciare a far comparire l'approvazione limitandosi al solo permesso di stampa, poiché le cose che uno permette, dice Sarpi, non gli portano quel pregiudizio come quelle che approva. E dunque, seguendo il consiglio di Pietro Soave Polano, chiudo il mio intervento se non con l'approvazione, almeno il permesso di chi ha avuto la compiacenza di ascoltarmi. Grazie, molto bello.